Salve ragazzi, qui è il grande Mark e oggi siamo di nuovo su Vanguard Zero. Era da un po' che non tornavamo su Vanguard, era da un po', sì. Anche se forse vi ho lasciato con 2 settimane di video di Pokémon, ma non importa. Ragazzi, mi sono tenuto in caldo caldo, anche se forse è stato un po' inutile, però io l'ho tenuto lo stesso per voi. Il menu, ovviamente le challenge fight, perché sono uscite le nuove challenge fight? Perché hanno aggiunto un nuovo clan che è il Genesis. Nuove carte per il Lottatore Stellare, Narukami, Paladino Reale, Triangolo di Bermuda, Piuma Angelica, Oracolo Esperto e Paladino Reale. Hanno aggiunto delle nuove carte e appunto un nuovo clan che è appunto il Genesis di Misaki Tokura. Che oggi andremo a provare, che io non l'ho ancora provato, ho solo letto il protagonista, la protagonista di questo mazzo, che a quanto sembra è lei, Battle Deity of the Night Artemis, che non è tutto sta gran cosa speciale, non è male, perché comunque quando questa unità attacca il Vanguard, faccio l'attacco dell'anima di 3, quindi tolgo 3 carte dall'anima, pesco 2 carte e una carta dalla mia mano la metto nell'anima. E questa unità piglia 5.000, quindi diventa un 15.000 quando attacca in sostanza. Non è tutto sto granché come abilità. Poi abbiamo il Persona Blast, cioè quando ho un'altra copia di questa carta in mano la scarto per attivare la sua abilità. Cioè il Persona Blast. Guardo le mie prime 5 carte in cima al mio mazzo. Prendo una carta tra quelle e la metto in mano. E il resto lo metto in fondo al deck. Ok, è buona se in quelle 5 carte c'è una sentinella. Ma se no. Sì e no. E poi quando Twilight Hunter Artemis è nell'anima, questa carta piglia 1000. Buono, perché con Twilight Hunter Artemis è un 1000. Quando attacca un 11.000, a meno che non lo boosti. E con la sua abilità diventa un 16.000. Il suo limit break. Ok. Se non sbaglio, no, lei non è. Però lei e quell'altra sembrerebbe buona. Già lei è un po' meglio, già. Già lei è molto meglio. Eternal Goddess. Wanagaim, qualcosa del genere. Limit break, attacco dell'anima di 6, quindi 6 carte dell'anima. Ritiro tutte le unità in front row dell'avversario. Ok, non ci sono più il ritirare di una volta, cioè che ritira tutte le retroguardie, ma solo quelle o davanti o dietro. Contando che quelle avversarie da ritirare sono due. All. Inteso tutte, sembra un parolone, poi due, vabbè. Non importa, è già meglio però. Invece col Soul Blast di 3 guadagna più 5.000. Già è un po' meglio, già. Già è un po' meglio, poi vabbè, gli altri gradi, bla bla bla. Ma andiamolo a provare adesso. Vediamo cosa ci riserverà questo deck, questo Genesis, sperando che magari sia qualcosa di decente, di buono, di forte. Sperando, visto che l'oracolo esperto è un buon giochino di mosse, di carte e tutto. Speriamo che lo sia anche questo. Allora, vediamo un po' il nostro grado 0. Ok, quando Rhydapon prendo. Ah no, guardo 7 carte. Ok, ci. Ok. Ho capito cos'è. Ok, è diciamo una sorta di scala più o meno. Ma più o meno. Quando allora il grado 0 è quando è aiming for the stars Artemis.
quando Rodapon, quindi quando convoco sopra di lei Bowstring of Heaven Hand Earth Artemis, guardo le prime 7 carte del mio mazzo e prendo Battle Deity of the Night Artemis o Twilight Hunter Artemis e li metto nella mia mano. Rodapro by other than Bowie Steven and Artemis, Call Discard. Quindi devo ricordare. Ah, forse ho capito, forse. Potrei aver capito, ma penso che lo farò più tardi, perché adesso non tocca a me. Attaccaue. Non tocca a me. Attaccaue, attaccaue, attaccaue. Vediamo un po'. Mi avvicino il telefono con la cover dell'iPad, così da leggere un po' meglio. Perché anche di là non faccio fatica a leggere. Ottimo. Direi di convocare sopra Twilight Hunter Artemis. Ok, perfetto. Vediamo un po'. Sol during when discard. Ok. Ok, vabbè, tutti i Vanguard. Allora. Vediamo di fare così. Facciamo anche così. Ok. Facciamo così. E vediamo cosa si può fare. Due danni buoni, sempre. Che cazzo è questo? Solo recharge. Quindi si attacca it's a Vanguard. Solo recharge 2. And il browsing even recharge missing the soul. Ah, ok. Quindi praticamente fa quando attacca e colpisce, fa un ricarica dell'anima di 2. E se c'è nell'anima Browning Star, il grado 1 che abbiamo convocato prima, fa di nuovo un'altra ricarica dell'anima di 2. Quindi una ricarica dell'anima di 4. Non è male, perché già a grado 2 ha un 6 di anima. Non è male. Non è affatto male come cosa. Adesso io non ho... Oh, sì, c'è la grado 3, che è appunto Battle Deity of the Night Artemis. 3, 2, a meno che questo qua non è un Rodapon. Interessante il Rodapon, interessante. Rodapon your Vanguard gets the minant. Fondo the beat. When this attack blast threat, draw a card pattern from your your soul. It's a Vanguard, so recharge. Non saprei, perché potrei fare il Rodapon, mettere lei e poi fare il Rodapon con lei. Io quello che farò è questo qua, infatti. Così il Rodapon. Ok. E adesso andiamo all'attacco del dell'avversario. Beh, sì, Genesis non mi piace tantissimo come mazzo, non mi sta piacendo. Perché si rischia di perdere carte che si potrebbero avere in mano o nel deck come le cure. Ok, che magari adesso nell'anima non ha le cure, invece sì ce l'ha. Ha una cura. Ok, però metti caso che ci va di sfiga e se ne prende due di cure. Ed è un problema. Ok, Leopoldo. Ah no, Leopardo. Leopardo. Ok. Ci sto di nuovo. Va benissimo. Secondo check. Ok, niente di speciale, va benissimo, un danno. Così poi possiamo fare il Rodapon, quindi Limit Break. E succede il finimondo, si spera. Ok, vai. Signore e signori, Rodapon. Interessa. Ehi là.
Ecco, questo dicevo io, questo dicevo. Questo qua me la terrei in mano. Battaglia. Andiamo all'attacco del grado 2, con il nostro grado 2, e con il nostro grado 3 andiamo all'attacco. Ok, posso fare la prima e poi la seconda. Direi prima di fare la prima. Quindi mando 3 dal mazzo e quindi faccio 1, 2, faccio anche 3 così. Va bene. Poi metto dall'anima lei, che mi disattiva la sua skill, guadagna, guadagna. Attivo di nuovo la cosa del Vanguard grazie al Rodapon, quindi devo togliere 3 sempre. Quindi tolgo 1, tolgo 2, tolgo anche 3. No, tolgo anche 3. Ok. Poi, due card in your... Ok, in your soul, faccio questa. E adesso posso andare con le parti della drop zone. Che... interessante. Ok, le convoco, mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace sta cosa. Mi piace, ok. Ritiro non è un problema perché poi riesco a mettere anche gli altri gradi 1 così da per poter fare più danni. Ah, mi piace. Ok, adesso ha una logica la sua abilità. Adesso ha una logica. Sì, ha una bella logica adesso. Perfetta. Lo faccio a chi cacchio mi pare tanto. Ok. Anzi, ci sto, va bene. Però non mi dispiace affatto come strategia. È bella bellina, veramente bella. Ci sta perché così permette di fare anche più attacchi e a sua volta anche più danni. Non è male, diciamo che penso che sia un mazzo improntato, anzi, è improntato molto sull'anima. Ed è basato tutto sull'anima. E permette di fare anche più attacchi ripetuti. E devo dire che non è una brutta cosa. Perché così mi permette di fare più retroguardie, fare più danni. No, bella idea del mazzo. Bella idea del mazzo, bella idea. Allora, vediamo un po'. Ha un danno, io potrei... Ma anzi no, non faccio niente, faccio il grado 2 e faccio così. Battaglia. E dovremmo aver vinto. Vado diretto così. Sì, rifaccio la sua di nuovo così. Mi piace, interessante sta cosa, interessante. Non importa, la rimetto. Ah no, potevo fare persona blast. Vabbè, non è un problema. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Cioè, sto mazzo se è usato bene non si ferma. Non si ferma di fronte a niente. Se è usato bene questo mazzo, ragazzi, non si ferma. Cioè, attacca e basta. Attacca, puoi avere 4 sentinelle, ma se se la gioca bene te le brucia tutte. No, bello forte, mi è piaciuto. Mi è piaciuto, pensavo di peggio. Pensavo che non fosse chissà che cosa e invece mi ha stupito. Mi ha stupito, è molto più forte dell'oracolo esperto. E in fatto di cosa di danni e strategie è un po' complicato da usare, diciamo. Non proprio complicatissimo, oddio. È complicato per il fatto che gioca molto sull'anima. Quindi è da capire che carte avere nell'anima, che carte mandare.
È un po' complicato per quel punto, però per il resto è un buon mazzo. Appunto, spara attacchi uno dietro l'altro. Non è male, non è male. Non è affatto male. Apprezzo. Ragazzuoli, vi direi che per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su. Commentate, condividete, iscrivetevi che ho fatto. Attivate la campanella di notifiche per non perdere nessun nuovo fantastico video. Seguitemi in Instagram e in Twitch, che i link sono giù nella descrizione, da altri link utili. Noi ci vediamo in un prossimo fantastico video. Picchi picchi tutti e risvegliati. Vanguard.